Siamo lì per preparare oggi una carbonara. Mettiamo intanto direttamente a sottiggere la nostra guanciale, finché proprio non butta fuori tutto il grasso, diventa quasi croccante, quasi nera. Poi ci vuole pecorino romano, ne abbiamo già grattato, sono circa 3 prese, 3 pugnettini a testa, e un po' di parmigiano. Colesterolo come se piovesse. Prendiamo la lecca padelle e cominciamo a fare una pappetta. In the glass, in the room, the floor. Qui possiamo intanto togliere la pancetta. Il grassello è bravo. Abbassiamo il fornello di... Mentre l'acqua continua a bollire, sì. Mentre l'acqua continua a bollire. Manca ancora un pochino di cacio e ce lo andiamo ad aggiungere. Aggiungiamo un po' di parmigiano perché ne ho messo poco. E si fa anche un troppino dell'altro. Vediamo di questa pastellina. Come deve essere? Non deve essere liquido. No, perfetto. Non deve essere liquido. Perché una parte della cremosità la si fa tirare fuori dalla pasta e si fa buttare fuori tutto l'humus. In una certa qualità abbiamo una pasta rummo. Questo è uno spaghetto abbastanza piccolo, numero 3. A metà tempo la togliamo. È da 9 minuti, 5 minuti circa. Perché adesso la cottura la finiamo con padella. Abbiamo buttato la pasta e l'abbiamo andata. Poi riprendiamo pasta, mescolo più di acqua e lo buttiamo dove c'è tutto il sugo rilasciato dal grasso della guancia. Adesso andiamo a triticciolare la pancetta, che adesso dovrebbe essere bella asciutta e più croccantina. Ci vorrebbe un bel coltello alla lama, perché questo strappa. Non c'è un cazzo. Andiamo a togliere la pasta a poco più di metà cottura. Adesso aggiungiamo un po' di acqua di cottura per far continuare la cottura della pasta direttamente nella padella. Fate respirare, aiuta a fare il famoso scarico dell'amido, come chiamano a MasterChef la risottatura della pasta. E già comincia a essere un po' amidata l'acqua, quindi poi se non la stiri e le camicie non vengono con il colletto tutto dritto. Si spenge il fuoco. Si fa appena saltare e stemperarla di 2 gradi, la lasci nel fuori. A questo punto prendi l'escargot, il nostro impasto di uovo a fuoco spento. A questo punto sì, abbiamo anche saltato un secondo la pasta per la salti. Deve andare a spappolare tutto. Ecco qua. Questo che possiamo aggiungere un goccino d'acqua appena. Un poco di pepe. Pepe. Prendiamo la nostra pancetta tritus. E ne decido. Ecco pronta la carbonara. Vai.
Faccio anche il nido di rose. Il nostro piatto è concluso. Buon appetito a tutti!